primo è il festival, tra tutti quanti, quando i suoi piatti ti trovi davanti, penne, farfalle, orecchiette, spaghetti, zuppe, ravioli e risotti. Siamo i primi d'Italia, i primi d'Italia, danno la pasta e tradizione, il nostro primo amore. Oh oh. Siamo i primi. Presidente, insomma, il primo piatto dice Italia e ovviamente è un simbolo della nostra italianità. È un simbolo, il primo piatto è vero. Sono stato a una convegnenza, si parlava di spaghetti perché volevo capire gli spaghetti, se venivano dalla Cina, dalla Mongolia, ma ancora non ho capito. Però ho capito che lo spaghetto al pomodoro è la pasta proprio vera dell'italianità. E noi lo voglio dire, lo facciamo lo spaghetto, ma non facciamo solo lo spaghetto, facciamo tante altre cose. Facciamo 11 ricette regionali. Abbiamo la regione Lombardia, abbiamo la Basilicata, abbiamo la Sicilia, abbiamo 11 regioni. 25 anni. 25esima edizione. Per raggiungere questa 25esima edizione lo sforzo è stato tanto, il festo è cresciuto, che mi sento di dire, perché sono andato a vedere, sono andato a ricercare, sono andato a Gragnano, sono andato a vedere, sono andato a Vinci, sono tornato da tante parti per vedere quello che si poteva trovare e mi sono reso conto che questo festival, Foligno, è diventata la capitale mondiale dei primi piatti, perché non c'è un festival così, prima dicevo in Italia, in Europa, no, non c'è, non esiste un festival così, un festival che ha 11 villaggi del gusto, tutti attrezzati e ci abbiamo 11 regioni con 11 ricette diverse, una cosa così? No. Beh, devo dire che Primi d'Italia è diventato un evento internazionale, e la regione lo sostiene convintamente, è importantissima per la città di Foligno, che tra l'altro brava, grazie anche all'amministrazione che mette a disposizione la città, grazie anche alla Quintana, a tutte le taverne, no? che possono svolgere un ruolo importante. E devo dire, è veramente il caso di dirlo, i Primi d'Italia sono uno degli eventi straordinari di questa regione. Aldo Amoni non l'ha definita nozze d'argento ma nozze di pasta. Quindi questa è l'accezione che daremo a questo 25esimo e sicuramente i Primi d'Italia non sono solo una manifestazione che riguarda la buona cucina italiana, ma sono qualcosa che sta sorgendo a livello nazionale e anche internazionale, come con tutto quello che si porta dietro. Per noi è una grande onore averla a Foligno. Assessore, dicevamo con il sindaco, insomma, il primo piatto dice Italia, davvero una bandiera del nostro paese che va però difesa e va anche forse raccontata bene ai nostri turisti. Assolutamente sì, in questi 3 giorni a Foligno noi promuoviamo le eccellenze della nostra Italia, anche quella che è la nostra tipicità primaria, che sono appunto i primi piatti, e lo facciamo in un modo eccellente. Allora, mano alla forchetta. Mano alla forchetta, forza, andiamo, 25, 26, 29 settembre e quest'anno, siccome la 25esima edizione che esce, allora chiudiamo un po' con il botto. Ho preso una terrazza del comune e alle 11:30, 11:40 facciamo i fuochi d'artificio. Questa è la serata finale di domenica 29. Venite a Foligno dal 26 al 29. Già siamo partiti alla grande, vedete voi quanta gente c'è ed è giovedì, figurate voi sabato e domenica.